In primo luogo, un grazie di cuore a promotori ed organizzatori di questo qualificante incontro, in particolare ad Antonia Giulia Magia. Per sviluppare le mie considerazioni sulla dipendenza coloniale della Sardegna nell'età di Dante, prenderò l'avvio da quanto ha scritto lo storico franco-americano John Day sulla nostra isola come particolare specifico laboratorio di storia coloniale, non equiparabile cioè alle dimensioni coloniali classiche storiche di America Latina, Asia e Africa. Qualcosa di molto simile del resto era stato a suo tempo sostenuto da Antonio Gramsci. John Day, grande e stimato amico della nostra isola, ha scritto autorevolmente: negli scambi con l'esterno, la situazione di inferiorità della Sardegna caratterizza l'intero periodo. Da una parte la prevalenza del lavoro servile fa sì che il costo della manodopera sarda in confronto a quella italiana sia quasi irrisorio. D'altra parte, i prezzi si mantengono anch'essi a un livello nettamente inferiore a quelli praticati, per esempio, in Toscana. Questo doppio dislivello, caratteristico del commercio coloniale nell'età moderna, così prosegue John Day, crea un'eccessiva corrente d'esportazione dei prodotti della terra. Situazione che persisterà anche sotto la dominazione catalano-aragonese, spagnola e piemontese. Fin qui John Day. Occorre precisare al riguardo che le relazioni fra metropoli dominante e satelliti coloniali tendono a forgiare una ben determinata struttura sociale interna alle società sottomesse, nella quale i ceti dominanti locali risultano pienamente funzionali alla perpetuazione di quel particolare tipo di dipendenza. Questo è stato un apporto fondamentale, tuttora valido a mio avviso, del marxismo latinoamericano. In generale, la tesi di John Day, a mio avviso, è ampiamente condivisibile, per quanto essa vada evidentemente letta, circostanziata, aggiornata alla luce della ricerca, degli studi, del dibattito storiografico più recente. Dal canto loro, medievisti come il compianto Marco Tangheroni, già docente nelle università di Sassari e di Pisa, ed Alessandro Soddu, anch'egli dell'Ateneo Turritano e studioso autorevole, in particolare dei Malaspina della Lunigiana, presenti come noto anche in Sardegna, viene istintivo immediato ricordare il canto ottavo del Purgatorio di Dante, La Valletta Fiorita, dove Dante trova Nino Visconti e Currado Malaspina. Dicevo, questi autori, Tangheroni e Soddu, sia pure con approcci diversi, hanno preso le distanze da termini come colonia, coloniale e colonialismo. Secondo questi autori, infatti, riferirsi ad una ben precisa dipendenza in senso coloniale da centri di potere economico e politico esterni all'isola significherebbe configurarne la storia quasi esclusivamente in termini di regressione o comunque di separatezza rispetto a contesti economico-produttivi, bancari e commerciali più ampi. Bisogna in effetti convenire che la Repubblica di Pisa, pur mossa da una logica di assoggettamento e di sfruttamento delle risorse sarde che non lasciava la società isolana qui, sia pur ristretti i margini di autonomia concessi in seguito da Genova, soprattutto nel caso di Sassari, la città degli statuti sassaresi, oggetto di due importanti volumi curati da Antonello Mattone, Pisa, dicevo, contribuì in ogni caso allo sviluppo del commercio, dell'urbanesimo, in un territorio dove inoltre il nostro, no, l'architettura romanico-pisana è diventata inconfutabilmente un segno di identità, tratto distintivo di un ricco, ricchissimo patrimonio storico-artistico. Di tutto ciò occorre prendere piena coscienza, alla luce di quanto ci hanno insegnato con approcci, metodologie
e in ambiti disciplinari evidentemente diversi, l'eminente storico francese Fernand Braudel e il sociologo catalano Manuel Castells. Per Braudel si tratta di selezionare nel passato quegli elementi che possono servire all'avanzamento di una determinata società. Per Castells, nella lotta per la difesa della propria personalità o identità, le singole comunità devono impegnarsi per passare da una fase meramente resistenziale, direbbe Giovanni Lilliu, ad una più propriamente progettuale. Ecco, fatte queste precisazioni, nel condividere la tesi di John Dewey, non certo sospettabile per il rigore delle sue indagini demografiche ed economiche di propendere verso un generico terzomondismo, volevo richiamare l'attenzione sulla Sardegna come caput et sustentatio Pisae. Proprio così, l'isola veniva definita nella stessa Repubblica dell'Arno fra 200 e 300, caput et sustentatio Pisae. Cioè, siamo nell'età di Dante. Pisa, infatti, dipende dall'approvvigionamento di grano, prodotti agropastorali, sale, cuoi, pellami e metalli di provenienza isolana. In un bilancio del 1309, messo a punto da ambasciatori pisani, risulta che su 57.000 fiorini di gettito fornito dalla Sardegna, 15.000 provenivano dalle miniere di piombo argentifero di Villa di Chiesa, dall'argentiera di Villa di Chiesa, l'attuale Iglesias. Basti pensare a quanto hanno scritto Cinzio Violante, in proposito il già ricordato Tangheroni. Nel bilancio comunale dell'aprile 1313, le entrate a favore di Pisa, derivanti dal prelievo su prodotti e ricchezze della Sardegna, sommano a circa 100.000 fiorini, pari al 39% delle entrate complessive di Pisa. I meccanismi della dipendenza coloniale sono complementari e funzionali, ecco perché non c'è separatezza, ad una dimensione che vede l'affermarsi di forme precoci di quel sistema che è stato chiamato capitalista, ora anche a prescindere da Marx, in Toscana, nella Toscana del Medioevo. Dopo il 1260 la popolazione di Firenze cresce sensibilmente. Si passa da circa 75.000 abitanti ai 100.000 della fine del 200. Ebbene, nel contesto storico di allora queste cifre sono di assoluto rilievo, non solo per la penisola, si badi bene, ma per l'intera Europa. Negli anni 60 del 200 e in quelli successivi, Napoli conta 25.000 abitanti, Roma 30.000, Milano 60.000, ma alla fine del 200, Venezia 90.000, ma a 300 inoltrato. Nella dimensione europea, Parigi e Praga si attestano fra i 20 e 30.000 abitanti, Sassari sui 10.000. Questi sono dati forniti da un dantista importante come Enrico Malatto in una sua monografia su Dante. Quindi per Firenze si tratta di, la città di Dante si tratta di un autentico primato che, attenzione, non è esclusivamente demografico, perché affonda le sue radici in uno sviluppo economico impetuoso in grado di investire la Toscana e non solo. Uno studioso poco incline alle mitizzazioni come Alessandro Barbero ha scritto: Firenze era una grandissima metropoli. Lo stesso autore aggiunge che la società fiorentina del tempo di Dante era stratificata, complessa, caratterizzata da una forte mobilità. Dai primi del 200 operavano a Firenze circa 300 laboratori, con 30.000 addetti dei due sessi, un proletariato dunque di grande consistenza. Ai vertici delle corporazioni, l'arte della lana e non solo, i mercanti si trasformarono in proprietari, sostituendo i maestri delle botteghe, oppure furono questi ultimi a trasformarsi in proprietari imprenditori e ad assumere il saldo controllo del processo produttivo. Da questi sviluppi del sistema corporativo, che a Firenze non svolse un ruolo di freno, anzi, prese corpo proprio l'avvio del sistema chiamato capitalista. Forme precoci.
la forza di mercanti e banchieri fiorentini, in grado di proiettare la loro incisività ben oltre la dimensione meramente locale e regionale. Beh, la forza di mercanti e banchieri, ben conosciuti da Dante anche attraverso suoi rapporti personali, non deve indurre a sminuire l'estensione della salda base produttiva cittadina, i tesori dell'architettura, della pittura, della scultura, destinati a crescere lungo i secoli del Medioevo, nell'Umanesimo, nel Rinascimento, e che da subito stupirono i visitatori di Firenze, vanno evidentemente considerati, certo in un rapporto non deterministico, non meccanico, in rapporto con un potente slancio economico. Insomma, un sistema capitalista che non è solo commerciale, finanziario e bancario, ma anche produttivo. Ecco, nei registri di Francesco Dattini di Pratto, grande imprenditore medievale, la voce salario risulta abbastanza identificabile. Così nel breve di Villa di Chiesa, fondamentale per la legislazione mineraria europea, la voce riguardante la paga dei lavoratori, che va saldata ogni sabato, si può facilmente isolare e focalizzare. E in questo contesto domina il fiorino, il maledetto fiore, secondo l'espressione dantesca. Pensiamo al Paradiso, canto 9, versi 130-132. Fiorino che circolava ampiamente anche in Sardegna, come hanno chiarito le accurate ricerche di Angelo Castellaccio, medievista dell'Università di Sassari. Ora, per l'avvio precoce del capitalismo, uno dei momenti di svolta è rappresentato dai cospicui investimenti che mercanti imprenditori sono tenuti a fare per armare, cioè per attrezzare in modo adeguato le gallerie minerarie per scendere ancor più in profondità, oltre i 100 metri, occorrevano capitali consistenti, con l'obiettivo strategico si intende di ottenere profitti in rapida crescita. L'importanza delle miniere nel promuovere l'ascesa del sistema capitalistico è stata sostenuta in particolare da uno storico eminente come Marc Bloch. Le intraprese più o meno grandi che operavano nelle miniere piombo-argentifere di Iglesias fornivano un gettito considerevole in tributi a tutto vantaggio del governo di Ugolino della Gherardesca, prima, dei suoi figli Guelfo e Lotto, della Gherardesca dopo, no? Ugolino della Gherardesca diventa signore di una parte dell'ex giudicato di Cagliari e nel 1267 diventa anche signore di Sassari, non dimentichiamolo. E poi quello pisano, dopo la tragedia del conte Ugolino, di cui Dante parla nel canto 33esimo dell'Inferno, lo stesso canto in cui si trova Brancadoria, uccisore del sassarese Michele Zanchi, no? Che, di cui aveva sposato una figlia. La Toscana del 2-300 si trova quindi nella fase storica in cui il decollo di forme precoci del capitalismo è reso possibile anche, certo, non solo, dal drenaggio di risorse finanziarie, dallo sfruttamento di quelle minerarie e agricole, nell'ambito di quello che John Day ha chiamato scambio ineguale, ovviamente sfavorevole alla Sardegna. Siamo di fronte a fattori economici che consentono di parlare di un punto zero, di un grado zero nella nascita del capitalismo, secondo l'espressione coniata dall'economista e sociologo Giovanni Arrighi, ripresa da un dantista scrupoloso come Federico Sanguinetti. Ecco, quindi un grado zero, un punto zero in cui le miniere, in particolare di Villa di Chiesa, giocano un ruolo importante. E ora un altro punto, e poi concludo, dipendenza coloniale, passaggio dal servaggio alla schiavitù. Sono note le pagine di Marc Bloch sulla transizione dalla schiavitù del mondo antico alla condizione servile del Medioevo. Fattori ben distinti, schiavitù e servaggio, dal prestigioso esponente della storiografia francese. Nello studio di un processo dovuto a fattori principalmente di convenienza economica e di carattere demografico. Orbene, soprattutto nella seconda metà del secolo XII,
si assiste alla drammatica vicenda di servi provenienti dalla Sardegna che in quel di Pisa transitano verso una condizione inequivocabilmente schiavile. L'obiettivo perseguito da coloro che vogliono questo passaggio da servi a schiavi è quello di integrare la disponibilità di uomini prelevati dalla Corsica, ugualmente diventati senza dubbio alcuno schiavi. Con Pisa, certo, il prelievo di sardi approdati a questa ben triste sorte di misura modesta, ma è destinato a crescere in seguito all'iniziativa di Genova e soprattutto alla strategia politico-militare della corona catalano-aragonese nella guerra che, dalla metà del XIV ai primi anni del secolo successivo, la impegna severamente contro il giudicato d'Arborea della grande triade Mariano IV, Ugone III ed Eleonora. Che la politica dei pisani in Sardegna sia stata di tipo coloniale, dimostrato dalla distruzione di Santa Igia, Santa Gilla, no? Lo stagno presso Cagliari, la capitale del giudicato, che arrivò a contare dai 10 ai 15.000 abitanti di ogni ceto. Dopo la caduta in mani pisane dell'abitato fortificato, furono in parte massacrati, in parte fatti prigionieri e venduti come schiavi, come ricorda la studiosa Alessandra Cioppi. Col trascorrere del XII secolo, il numero di sardi, soprattutto di donne, che soccombe allo status schiavile nella Repubblica Ligure, diventa ancor più consistente. Sappiamo che mai l'appartenenza alla religione cristiano-cattolica costituì una remora, un ostacolo per la manumissione dei sardi e la Chiesa non assunse in proposito una posizione contraria, almeno in quel periodo. L'afflusso di sardi, poi ridotto in schiavitù nella città della Lanterna, è assai pronunciato nel periodo che va dal 1170-75 al 1195 circa. Quasi certamente sono di origine sarda 650-700 soggetti, di cui 520-560 sono donne, cioè l'80% impiegate nel lavoro domestico. Se poi si aggiungono coloro che non figurano in rogiti genovesi o coloro che erano stati manumessi senza registrazione in atti notarili, può essere credibile la cifra di 700-1000 fra donne e uomini provenienti dalla Sardegna e ridotti a Genova in schiavitù. In queste cifre si badi bene, non sono compresi quanti erano venduti, acquistati e poi trasferiti a Savona o addirittura in Sicilia. Troviamo questi dati preziosi nel volume Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV, che si deve a Carlo Livi con indagini minuziose su fonti notarili e su un numero elevato di documenti archivistici. E ora concludo davvero. Si può prendere l'avvio da quanto hanno scritto in particolare, abbiamo detto, John Day sulla Sardegna come laboratorio di storia coloniale e Carlo Livi sui servi sardi che transitano verso una condizione di schiavi. Ecco, questi ed altri autori, si intende, ci aiutano a capire che la dipendenza coloniale dell'isola nell'età di Dante non comporta separatezza rispetto ad un più ampio contesto. Anzi, il prelievo delle risorse sarde, minerarie e non solo, contribuisce all'avvio di quelle forme precoci di capitalismo delineatesi in Toscana già fra 200 e 300, l'età di Dante, per l'appunto. Grazie.